Cristina Parodi emozionata, la dolce dedica per il fratello e la figlia. Cristina Parodi e la dedica per i suoi familiari su social. Cristina Parodi ha pubblicato qualche minuto fa un video che mostra le ultime vacanze del fratello Roberto Parodi, raccontate attraverso delle immagini che si susseguono sulle note di una canzone intonata dalla figlia della nuova conduttrice di Domenica In. Cristina non poteva quindi che condividere tale video e scrivere nella didascalia una dedica veramente toccante nei confronti dei suoi familiari. La Parodi ha infatti affermato che è veramente emozionante vedere le immagini dell'ultima vacanza del suo fratellino viaggiatore, e soprattutto sentire la voce della figlia Benedetta in quella meravigliosa canzone. Inoltre, Cristina Parodi ha ammesso che i viaggi, la musica, la voglia di scoprire e capire culture diverse e incontrare persone nuove sono i valori che la loro famiglia condivide da sempre. Infine, Cristina ha dichiarato che è felicissima per aver trasmesso tali valori ai suoi ragazzi, e ha concluso il post scrivendo che non è possibile essere un po' rock and roll con un zio del genere. Cristina Parodi prima di Domenica In, le toccanti parole per la figlia e il fratello. Insomma, se Cristina Parodi ha preferito passare le vacanze in Italia in tranquillità e soprattutto lontano dai social, suo fratello invece non è riuscito a contenere la sua anima da viaggiatore ed è partito all'avventura, filmando tutte le bellezze che incontrava in giro per il mondo. Il suo viaggio è stato poi reso visibile anche agli altri attraverso un video, in cui la figlia di Cristina Parodi canta una bellissima melodia. La nuova conduttrice di Domenica In ha quindi mostrato il video a tutti i suoi fan e ha scritto poi una toccante dedica rivolta ai suoi familiari. Ultimamente Cristina è apparsa molto vicina alla sorella Benedetta Parodi, con cui non solo ha festeggiato il suo compleanno tra un tuffo in mare e quattro passi di danza in discoteca, ma hanno anche trascorso giornate in tranquillità in casa, in cui Benedetta ha viziato la sorella con deliziosi pranzi e cene.